quindi siamo matematicamente. Quanto ha vinto? 31-24. Ospiti, eccola qui. Ah, infatti non è... Signore e signori, benvenuti alla Palafornai per la nona giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A1 femminile. Si affrontano la Pallamano Mezzo Corona e il Cassano Magnago. Per il Cassano Magnago con il numero 17 il capitano Michela Cobianchi, con il numero 5 Sofia Ferrazzi, con il numero 8 Svobiratu Ciagba, con il numero 10 Gloria Montoli, con il numero 19 Giulia Cozzi, con il numero 21 Sara Piatti, con il numero 27 Giulia Laita, con il numero 30 Sara Zanellini, con il numero 35 Eva Broggi, con il numero 38 Asia Macchi, con il numero 46 Lisa Ponti, con il numero 55 Bianca Barboso, con il numero 89 Giulia Milan, con il numero 92 Nila Bertolino. Allena Salvatore Onelli. Per la Pallamano Mezzo Corona con il numero 33 il capitano e l'onore italiano, con il numero 3 Enrica Terrana, con il numero 4 Aurora Gisribetti, con il numero 8 Giuliana Paiti, con il numero 13 Claudia Semedo, con il numero 16 Di Grazia, con il numero 7 Roberta De Matteo, con il numero 21 Gaia Battisti, con il numero 22 Luisa Dalla Valle, con il numero 27 Giada Veronese, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 46 Marica Pilati, con il numero 82 Anna Chiara Campestrina. Allena Sonia Giovannini. Dirigono l'incontro i signori Zancanella e Testa. Là.
Amiche e amici di Eleven Sports, benvenuti in Trentino, bentornati al Palafornai, dove si affronta per la nona giornata di ritorno del campionato nazionale Serie 1 femminile la Pallamano Mezzo Corona e il Cassano Magnago. Due squadre che praticamente ormai giungono alle ultime battute del campionato con obiettivi diversi. Il Cassano, dopo una splendida stagione, vuol migliorare la propria posizione in classifica e per farlo è lì ad insidiare il Padova, quinto a 23 punti. Cassano, ricordiamo, occupa al momento la sesta posizione, frutto di 22 punti in 19 giornate di campionato sinora svolte. Mezzo Corona, che forse è la squadra più interessata oggi a conquistare i due punti, perché dopo il 31-24 maturato sul campo di Bressanone, dove il Teramo non è riuscito a sconfiggere le campionesse d'Italia in carica, la certezza di disputare i playout praticamente è totale, 100% per il Mezzo Corona, che adesso vuol migliorare possibilmente la propria posizione in classifica. Praticamente è quasi certa di disputare il playout contro il Prato. Vedremo se lo farà in casa alla prima giornata o in trasferta. Tutto questo dipenderà ovviamente dalla posizione finale. Al momento è il Prato ad occupare la nona posizione, quindi quella più favorevole nella griglia playout, mentre il Mezzo Corona è lì in decima a 9 punti. È tutto pronto, partita che inizia leggermente in ritardo per alcuni problemi tecnici, e proprio adesso arriva il fischio dei direttori di gara, che saranno i signori Testa e Zancanella. Attacca dalla destra alla sinistra dei vostri schermi il Mezzo Corona nel classico completino total blu, mentre difende in nero amaranto il Cassano Magnago, che poi attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Semedo per Faig, Gislimberti fa circolare il pallone in mezzo, si alza Veronessa, ancora Gislimberti, la finta a cercare di ingannare l'avversario, in realtà inganna solamente la compagna di squadra Terrana, che non aveva visto partire l'assist. Qui praticamente Laita, che oggi parte titolare nello scacchiere di Salvatore Onelli, non si intende con Ambrogi, riesce comunque a recuperare il possesso, a mantenere più che altro il possesso il Cassano, che adesso attacca con Ambrogi, su di lei commesso fallo. Si batte allora il fallo, quindi dai 9 metri il Cassano, che ha iniziato a farci fare il pallone. Ancora Brogi cerca Montoli, torna proprio da Laita, poi qui palla che finisce alta. Aveva qualcosa di più Brogi, che adesso torna in difesa mentre attacca già Mezzo Corona. Semedo a negare la gioia del gol, Nila Bertolino. Brogi per Laita, fermata in qualche modo da Faig, aveva già recuperato il pallone Gislimberti, però c'era il fallo proprio su Laita. Allora batte il Cassano Montoli. Marco Bianchi, capitano della compagine lombarda. Laita fa uscire il pivot, palleggio, poi lo scambio con Cobianchi. Brogi cerca di attaccare la difesa, parte Cobianchi, cerca di fermare la Faig, fallo su Michela Cobianchi. Taglio di Sara Zanellini, doppio pivot adesso per il Cassano. Occhio allora a Cobianchi, che cerca l'inserimento, torna da Milan, poi parata di Razzica. Corner, si alza però il braccio del passivo Zanellini, ancora in doppio pivot, va al tiro però Laita, tiro poco fortunato, la palla finisce abbondantemente fuori dallo specchio della porta. Qui Semedo in cespica, poi occhio a Dalla Valle che cerca di sfidare Milano. Ah,
chiama lo schema Feig nella postazione di centrale. C'è però Semedo che scambia con Gislinberti, occhio perché si accentra Feig. Poi Gislinberti, parata di Bertolino molto facile, ci mette la mano l'estremo difensore cassanese. 0-0, sono passati già 3 minuti e mezzo, porte inviolate. Reggono sinora bene le difese, a dire il vero gli attacchi non sono poi stati così tanto efficienti. Ora gioco facile per entrambi i portieri, mentre attacca il Cazzano con Broggi che va a sfidare il tandem Feig Terana. Poi qui smanaccia Gislinberti, c'è stato l'anticipo, non riesce però ad arpionare il pallone Gloria Montoli. 3 Feig cerca di inserirsi, parata di Bertolino. Poi di nuovo Cassano in attacco. Laita scambia con Montoli. Poi Cobianchi per Broggi. Ritorna da Cobianchi. Occhio però a questo assist di Laita per Broggi che non si realizza, mentre Dalla Valle riesce ad arpionare il pallone. Ancora Bertolino. Ancora una parata del portiere aretino. Ha vestito anche la maglia del Conversano prima di approdare al Cassano Magnago in coppia con Giulia Gozzi, grande assente di questo match. Nila Bertolino, classe 2000, punto di riferimento per la nazionale femminile di beach handball. È una delle candidate a disputare in estate l'europeo con la maglia azzurra. Niki Razzica per Feig. Fa girare il pallone il centrale rumeno. Poi è entrata Veroness in posizione adesso di terzino destro, si scambia poi con Gislinberti, torna nel suo ruolo naturale già da Veroness. Semedo per Feig, attenzione a Veroness che entra ancora Bertolino. 6 minuti sono trascorsi, 6 giri di lancette, eppure il tabellone indica ancora lo 0-0 e Niki Razzica mantiene questa parità. Partita vara di reti, ma di sicuro non stanno mancando le emozioni con Dalla Valle che sfida tutta la difesa, poi va al tiro. Qui riesce a trovare il fallo Luisa Dalla Valle, vice capitano del mezzo corona. Feig per Claudia Semedo. Qui Feig poi riceve male il pallone da Gislinberti, batte sul piede, si inverte il possesso. Laita l'aveva chiamata la palla Montoli, occhio qui a Broggi che viene fermata però con le cattive, quindi c'è già un fallo, c'è Montoli già sui 9 metri che va a battere. Broggi per Laita, lo scambio con Montoli, poi c'è Cobianchi, arriva Broggi, la finta su Terrana, poi c'è un taglio praticamente in area, probabilmente infrazione commessa dal capitano Amaranto. Qui Gislinberti era sotto fallo, ha provato la conclusione, ha fatto bene perché è andata in rete. Allora dopo 7 minuti e mezzo si sblocca il match al Palafornai, 1-0 per il mezzo corona. Risponde adesso il Cassano Magnago con Laita che scambia con il capitano Cobianchi, poi Broggi, inizia lo schema del Cassano. Broggi, la finta di tiro, si alza poi il palleggio a ingannare la difesa del mezzo corona. Il pallone per Cobianchi che batte subito
poi viene richiamata dal direttore di gara perché il pallone deve essere messo in gioco da Montoli col numero 10 sulla casacca amaranto delle Lombarde, campionesse in carica a livello under 20. Le scorse finali nazionali giocate nella casa della pallamano che hanno visto il mezzo corona nella stessa categoria terminare al terzo posto. Praticamente gran parte delle protagoniste sono oggi qui in campo e siamo contenti di poter constatare che Lisa Ponti per il Cassano, mentre va a siglare il 2-0 Juliana Fai che Aurora Gislinberti il 2 aprile faranno parte praticamente del raduno della nazionale che andrà a sfidare la Slovenia nel doppio playoff l'8 aprile in casa proprio a Chieti. Playoff importantissimo perché praticamente chi vince tra Italia e Slovenia si qualifica al mondiale che si disputerà in Danimarca, Svezia e Norvegia dal 30 novembre al 17 dicembre. Qui fantastica però Niki Razzica che praticamente neutralizza il tentativo del Cassano di accorciare le distanze, mezz'ora che adesso si riporta in avanti, può addirittura andare sul più 3, praticamente più gol in 2 minuti che nei precedenti 8. Però il bello della pallamano è questo, ci riserva tante emozioni. Qui Nila Bertolino praticamente riesce a ipnotizzare Claudia Semedo Correa, mentre Occa Milan larghissima ma era saltata con il piede sulla linea e quindi infrazione. Si salva ancora il mezzo corona che però deve essere maggiormente cinico, mentre Salvatore Onelli si confronta con le sue ragazze che stanno difendendo. Adesso Terrana si piazza tra Montoli e Laita, mentre occhio a Zanellini, si crea lo spazio, entra Correa, 2 minuti di sospensione proprio per Montoli che per 120 secondi dovrà lasciare le proprie compagne in inferiorità numerica, mentre Gislinberti è già sulla tacca dei 7 metri per cercare di trafiggere Bertolino. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara. Che arriva adesso Gislinberti, rete! 3-0! E mezzo corona che prende il largo. Adesso tattica dell'extra player adottata da Salvatore Onelli, una delle glorie nazionali della pallamano maschile. Ha militato nel Gaeta Sporting Club, nel Conversano, è tornato poi nel Sud Pontino proprio per allenare la squadra biancorossa. Occhio a Cobianchi che trova un tiro dei 7 metri. Salvatore Onelli che a giugno era la guida del Cassano femminile under 20 che ha conquistato il tricolore, lo aveva fatto già in ambito maschile proprio con il Gaeta Sporting Club nel 2015 a Conversano. Nel maschile ha allenato anche a Molteno prima di giungere poi a Cassano, seconda stagione per lui. Nel frattempo è entrata in campo per battere questo tiro dai 7 metri Lisa Michelle Ponti, che abbiamo appena chiamato in causa proprio per il giro azzurro, mentre l'altra azzurra Aurora Gislinberti torna a impeciarsi le mani. Tanta calma, una partita molto tranquilla questa. Si avvicendano Terrana e Girlanda nel frattempo. Ponti contro Razzica. Secondo 7 metri del match nel frattempo. Po-
Conti il palo, incredibile la conclusione della Cassanese, si stampa sul legno grazie a Niki Razzia che era andata dall'altra parte. Esulta allora il mezzo corona che adesso addirittura può allungare di 4 lunghezze. Strano questo digiuno del Cassano, sono passati 11 minuti e mezzo eppure ancora nessuna rete sullo score delle ospiti. Qui ancora molto bene Bertolino. Ora Laita per Combianchi. Broggi completa il giro proprio Michela Combianchi. C'è il mezzo corona che ha un effettivo in meno, così come il Cassano che a breve recupererà. E infatti si impescia le mani Montoli, mancano praticamente pochi secondi per il suo rientro in campo. Eccolo che ritorna in campo il pivot Amaranto. Allora il mezzo corona si ferma, cerca di guadagnare più tempo possibile proprio per riprendere, per andare a cercare la rete e poi per recuperare la parità numerica. Feig, 4-0. Entrata in campo anche Roberta De Mattio all'ala destra col numero 17. Broggi chiama il timeout, Salvatore Onelli vuol parlarci su 13 minuti e il passivo è pesante. Il risultato 4-0 per il mezzo corona, un passivo pesante per quelle che erano le aspettative della gara. Un po' era previsto che fosse il mezzo corona a tenere il timone, però 4-0 diventa un parziale abbastanza pesante a Salvatore Onelli. Ovviamente questo non sta bene. Ne approfitta allora per consultarsi con i propri allenatori, anche il mezzo corona. Vediamo Boef che tiene a colloquio Feig e Correa con Terrana diretta interessata. Enrica Terrana, classe 92, quest'anno punto di forza per il mezzo corona. È riuscita a non far rimpiangere Violetta Vegni che si è accasata a Bressanone. Laita, c'è Montoli che chiede il pallone, occhio perché Gisimberti usciva, si era creato lo spazio per il pivot cassanese. Broggi ristabilita la parità numerica, Milan palo e poi decisiva Gisimberti che si tuffa per recuperare quel pallone. In quel tuffo si è vista tutta la voglia che ha il mezzo corona di vincere questa partita, per cercare di ritagliare ancora qualche punto al Prato, oggi impegnato in casa alle 21 del difficile match contro l'Erice. Erice che poi sarà il prossimo avversario della mezzo corona. Le trentine faranno visita alle siciliane proprio sabato, nella prossima giornata, sabato 22 aprile. Ricordiamo che c'è la pausa per le nazionali nel mezzo. Semedo, serve Gisimberti che si gira, aveva trovato anche la rete, gioco fermato però prima. Ancora Semedo che va dalla valle. Il tandem con Feig oggi veramente immarcabile per le lombarde, 5-0 e terza rete per Juliana Feig. Passi per Cassano Maneo, qui Feig, ci manca poco, le dà un'occhiataccia il direttore di gara, forse troppo benevolo con il centrale rumeno, ma nel frattempo mezzoluna si porta avanti 5-0 e la possibilità di fare anche il sesto, mentre siamo giunti a metà primo tempo e Cassano non ha ancora segnato un gol.
incredibile. Gislin Berti, lo scambio con Semedo, Faig, occhio! Milan recupera il pallone, poi viene fermata in maniera fallosa da Luisa Dalla Valle, che permette alle compagne di ritornare in difesa. Ingresso in campo allora anche per Bianca Barbosu, ritornata a casa a Cassano Magnago dopo l'esperienza a Pontinia. Uno dei prospetti più interessanti di questa squadra, Bianca Barbosu. Occhio però, perché la Barbosu riceve proprio adesso pallone da Sofia Ferrazzi. Ancora Ferrazzi a cercare di servire Montoli e si ferma il di giro del Cassano al sedicesimo, trova la rete, 5-1 per mezzo corona. Segnali importanti però da parte del Cassano. Faig, ancora Semedo, sale De Mattio per Gislin Berti, occhio a Semedo che vede Terrana, va da Gislin Berti, fermata però da Barbosu. Correa, ancora Gislin Berti, il passaggio per Terrana che si tocca il naso. Forse è una manata in faccia per il pivot rotaliano. Qui altra rete del Cassano che in 50 secondi ne trova ben due consecutive con Ferrazzi. Allora cambio, si avvicendano adesso Pilati e Terrana che continua a toccarsi il naso. Probabilmente le sta uscendo anche del sangue. Faig indica la posizione a Pilati, taglia doppio pivot anche dalla Valle, occhio a Pilati, la traversa al primo pallone giocato dal pivot bianco-blu che poi si piazza su Montoli, ma occhio a Barbosu, qui va al tiro dall'altro versante, sarà Zanellini, contromano adesso per il numero 30 cassanese che aveva iniziato la partita dalla sinistra, si è spostata a destra, ma ancora una parata con il mezzo corona che ha avuto un leggero calo di tensione, tensione che deve rimanere però alta. Occhio a De Mattio, parata ancora di Bertolino che sta tenendo a galla le sue. Zanellini che aveva chiamato il pallone a Barbosu che ha preferito affidarsi all'Aita. Forse però sarebbe stato migliore un assist a Zanellini che era veramente da sola in posizione più centrale. Ringrazia il mezzo corona che adesso si riporta ancora una volta avanti. Tesissimo Salvatore Onelli che osserva la trama di gioco delle trentine. Qui Gislin Berti poi perde l'equilibrio, per sua fortuna viene commesso un fallo su di lei, chiede il passivo Nelli, non sono di questo avviso gli arbitri. Poi va al tiro Gislin Berti, scheggia, qui fantastico il salvataggio di Claudia Semedo Correa. Faig fallo, va commesso passi secondo il direttore di gara, ma era sotto fallo e quindi il possesso rimane rotaliano. Team out, posa il cartello verde Boef. 60 secondi allora per trovare nuove idee, trovare nuovi schemi, trovare spunti per far bene da entrambe le parti, con Onelli che parla molto con Broggi, con Ferrazzi. Onelli che oggi, ricordiamo, è orfano di Giulia Gozzi che ha riportato un ematoma e quindi ha preferito
preservarla e non rischiare. Fischio dei direttori di gara che certifica la fine del time out. Dalla Valle va subito a stringere il pallone, poi lo passa a Correa. Tutto pronto allora per ricominciare, è proprio il centrale lusitano a gestire la manovra. Semedo, Gislimberti, Pilati chiama il pallone, qui Faig però incespica ancora una volta. Gislimberti, serve De Matteo questa volta, Roberta De Matteo va in rete, 6-2 in cassa, i complimenti di tutta la panchina. Qui non arriva sul pallone Barboso, ha cercato di insidiare Claudia Correa. Semedo è riuscita però all'ultimo respiro a salvare il salvabile, Michela Cobianchi con la Cassano che attacca, occhio qui a Dalla Valle che si alza, poi va a gestire con Pilati la pratica Montoli e si piazza tra le due, qui parata di Niki Razzica sul tiro abbastanza centrale di Michela Cobianchi. 6-2, mancano 9 minuti e 35 secondi alla fine del primo tempo con la mezzo corona che era scappato sul 5-0, poi un parziale, un contro break di 2-1 della squadra della provincia di Varese che ha riaperto un po' la gara. Qui poi passaggio sciupato di Semedo a Faig, Cassano che con tutto il cuore ringrazia e allora va sui 9 metri avversari per cercare di ricucire ancora un po' lo strappo. Boev chiede alle sue di alzare le braccia che in realtà le hanno praticamente attaccate ai pantaloncini. Qui ancora una volta il Cassano fa male, Faig con Gislimberti che sfida tutti, poi Dalla Valle tiro schiacciato, 7-2 Luisa Dalla Valle. Incredibile, Cassano oggi irriconoscibile, è un vero peccato perché è una delle squadre più vivaci e più belle da veder giocare, eppure sembra un lontano parente, un fantasma, una partita che sembra più una scampagnata che quella valida per la 20ª giornata del campionato di Serie 1 femminile che è giunto quasi alla fine. Oltre a questa mancano altre due giornate che avete avuto il piacere di seguire qui in diretta esclusiva su Eleven Sports, così come la Serie A Gold maschile. Tiro dai 7 metri, cambia però il tiratore a incaricarsi della battuta, è Bianca Barboso. Bianca Barboso in mano la palla del meno 4, Razzica! Non deve nemmeno intervenire, è rimasta ferma centralmente, Barboso ha praticamente sfido il pallone a lato, incredibile veramente. Faig, Semedo per Faig, ancora la portoghese, qui Gislimberti, poi il pallone li rimbalza addosso, ma sarò sincero, è stata un'azione così convulsa che non si è capito cosa sia successo, però c'è da annotare la seconda sospensione ai danni di Montoli che deve abbandonare di nuovo il campo. Adesso c'è una brutta gatta da pelare per la squadra cara Massimo Petazzi, altra icona della pallamano italiana. Perché Montoli ha due sospensioni a suo carico, mentre Gislimberti riesce ancora una volta a superare Bertolino. 8-2, massimo vantaggio adesso per mezzo corona che è giunta addirittura sul più 6.
che fin qui non sarebbe nemmeno tanto sconvolgente, se non che dopo 24 minuti di gioco il Cassano Magnago ha siglato solamente due reti, ed è questa la vera notizia di questo match. Le difese oggi a falla da padrona, aiutate anche da attacchi poco efficienti, e qui avete avuto praticamente la prova cardine di quella che è una scarsa giornata, una vena veramente scarsa oggi per le tiratrici di entrambe le squadre, praticamente con mezzo corona che però è riuscito perlomeno a superare per 6 volte Nila Bertolino, che è stata protagonista di innumerevoli parate. Poi qui Pilati ribatte sul pallone servitole da Luisa Dalla Valle. Attacca allora Cassano Magnago, eccellenza della palla a mano non solo in ambito femminile ma anche in quello maschile, perché abbiamo parlato bene della compagine under 20 femminile, ma ricordiamo che il tricolore svetta anche sulle maglie amaranto dell'under 20 maschile, uno dei settori giovanili più floridi della pallamano italiana, e soprattutto una società con una politica improntata proprio sul proprio settore giovanile. Qui rete da 30 metri di Claudia Semedo Correia per il 9-2, il più 7 del mezzo corona. Ma stiamo parlando del Cassano Magnago, una delle società più virtuose per quanto riguarda la crescita dei giovani talenti. Copianchi, occhio a Ferrazzi che va a cercare Barbosu, qui tiro dai 7 metri perché Feig difendeva in area. Gislimberti sembra aver accusato un colpo a volto, va a sincerarsi delle sue condizioni Roberta De Mattio. Quarto tiro dai 7 metri per il Cassano Magnago, uno solo però, quello realizzato, vedremo se riuscirà. Rete! 7-3, spezza la maledizione proprio Giulia Gozzi, entrata in campo esclusivamente per battere questo 7 metri. 9-3 adesso il risultato sul tabellone luminoso della pallafornaia, quando mancano precisamente 240 secondi alla fine del primo tempo. Semedo altissima, si mangia le mani la numero 13 rotaliana per questa conclusione altissima. Qui poi Barbosu in qualche modo riesce a ricevere il pallone da Ferrazzi, fermata poi da Semedo. Macchi, giovanissima, classe 2004, giovanissima come praticamente quasi tutte le giocatrici presenti oggi al Palafornai. L'età media è veramente bassa, 21,11 quella del Cassano Magnago, che va adesso al tiro con Barbosu, un tiro finito sull'esterno della rete. 21,26 quella del mezzo corona, squadre con un'età media simile, ma mezzo corona che cerca adesso la doppia cifra. Semedo per Gislimberti, si accentra Feig che serve ancora Aurora Gislimberti. Semedo, Gislimberti si gira, Feig trova lo spazio, poi pallone sull'esterno, ha emulato la conclusione della connazionale, conclusione precisa della connazionale Bianca Barbosu di cittadinanza sportiva però italiana, e poi qui rete sotto la 7 di Laita. 9-4, rosicchia ancora una rete il Cassano Magnago con lo score bassissimo. Il rientro in campo di Giada Veronese, di Emma Girlanda. Feig chiama lo schema, si riscalda Veronese lì nel corner, poi Feig per Emma Girlanda con la Vicentina che finalmente è ritornata, sta riprendendo il ritmo dopo un lungo infortunio.
Vediamo adesso, cercare la finta, poi Fike che si gira, va al tiro, però su di lei c'è un fallo di Bianca Barbosu che recrimina sull'azione precedente. Anche lì dovevi chiamarli 2 minuti e non l'hai fatto, sembra dire al direttore di gara. Ora Gisdrimberti. Duello che si ripropone, sinora l'ha sempre vinto Gisdrimberti. Con mezzo corona che vanta il 100% dai 7 metri. E ancora la rete! 10-4, percentuale che rimane invariata. C'era quasi arrivata però Nira Bertolino. Adesso extra player e si riprende la regia di Saponti. Ferrazzi, esce anche Macchi con Bianchi, ritorna proprio da Ponti, sale Laita, Ferrazzi la chiama Macchi, poi si alza il braccio del passivo, Macchi arpionata, cinta da Faig e Gisdrimberti, invalicabili. Ferrazzi va a sfidare, poi preferisce avviarsi a Ponti, Ferrazzi rete, 10-5. 5 le reti del Cassano, così come il numero di maglia di Sofia Ferrazzi che ha insaccato proprio la quinta rete lombarda. Mancano 30 secondi, il mezzo corona dovrà tenere il possesso, qui invece lo perde con Veronese che non riesce a raggiungere quella palla lanciata male dalla propria compagna. Mancano 20 secondi, allora Cassano che vorrà mantenere la palla tra le mani fino all'ultimo per cercare di andare al time out, all'intervallo, almeno sul meno 4. Ferrazzi fermata però da Faig, mancano 6 secondi, deve accingersi al tiro, lo deve fare il Cassano, invece attenzione a Razzi che la porta vuota, il pallone si insacca, ma il tempo era già scaduto da abbondanti 2 secondi. Bellissimo il tentativo di Niki Razzica, mentre noi vi lasciamo a prendere uno sprizzo, a mangiare un pezzo di alato purpa e vi aspettiamo qui tra 10 minuti per un mezzo corona a Cassano scoppiettante. Dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino.
il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino. Il dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente la gioia dello sci per un inverno semplicemente perfetto. Respira, sei in Trentino.
dolce fruscio della neve che riempie i paesaggi di meraviglia. Il fascino di viaggiare tra gesti antichi e nuovi sapori. Le mille scintille che accendono e scaldano le notti più lunghe. E naturalmente. E siamo tornati in diretta al Palafornai, iniziato proprio adesso il secondo tempo di Mezzo Corona Cassano. Dopo 30 minuti lo score è di 10-5 per le ragazze di Sonia Giovannini. Cassano che adesso attacca per il primo possesso del secondo tempo. Dalla destra a sinistra dei vostri teleschermi si difende il Mezzo Corona, alzano le braccia dalla Valle e Semedo. Fa già il pallone del Cassano e poi va al tiro con Ferrazzi. 10-6, accorcia ancora dal meno 7 al meno 4. E Cassano che dà segni di vita, dà soprattutto dimostrazione che ci tiene a questo match, che ci tiene a portare due punti a casa. Ci sono ancora 29 minuti da vivere qui in diretta esclusiva su Eleven Sports con Gislimberti che va. Trova i 7 metri per il fallo di Giulia Laita nei suoi confronti. Altro tiro dai 7 metri. Oggi praticamente siamo abbonati nel vedere questi tiri con Gislimberti che fallisce il primo tentativo in gara. Sinora era andata sempre a segno. Vedremo se questo darà ulteriore slancio al Cassano che prima proprio per un tiro dai 7 metri aveva imbroccato praticamente un periodo negativo e ha messo al Mezzo Corona di prendere lo slancio qui. Barbò sulla finta, ancora sul primo palo, 10-7, parziale di 2-0 in 1 minuto e 40 secondi. Cassano c'è. Mezzo Corona che adesso fa girare la palla a Gislimberti a salvarle praticamente Capra e Cavoli. C'è Giada Verones che recupera all'ultimo istante questo pallone mentre Faig si impece le mani. Semedo organizza la manovra, la finta di Semedo per Faig dalla Valle cerca l'ingresso poi ancora da Juliana Faig, fermata Semedo da Laita. Poi Pilati per Semedo, Gislimberti, la finta di tiro, entra, parata di Nila Bertolino che sicuramente non è una novità. Allora occhio al Cassano che può andare anche sulla meno 2, ancora Ferrazzi, palo incredibile, sembrava finire in rete questo pallone di Sofia Ferrazzi. Ad aiutare però Niki Razzica, c'è stato il legno e Mezzo Corona che si salva e che adesso deve assolutamente andare in rete perché sono già trascorsi 180 secondi e non sembra essere ritornata dallo spogliatoio della Palafornai la compagine cara al presidente Mario Bazzanella. Qui Gislimberti aveva cercato Pilati, c'è poi un brutto fallo proprio di Gislimberti su Bianca Barboso, 2 minuti di sospensione per Aurora Gislimberti che deve accomodarsi in panchina, lascia l'inferiorità numerica le sue. Allora Pilati si avvicenda con Girlanda, si riprende adesso Cassano con un effettivo in più, la possibilità di andare sul meno 2, match che è diventato d'un tratto più interessante, soprattutto più vivo e soprattutto ancora un palo a salvare in Mezzo Corona. Stavo dicendo soprattutto imprevedibile con il controparziale del Cassano che ha realizzato un 5-1 da quella 9-2 che sembrava aver spianato la strada al Mezzo Corona e che invece adesso è praticamente in bilico. 10-7, attacca
Girlanda, Veronese, Faig. Occhio, allora Semedo chiama le braccia delle sue, va bene a chiederlo Salvatore Onelli, perché è partito un bolide di Claudia Semedo. E 11-7, torna al gol dopo più di 4 minuti il mezzo corona. 11-7 lo score sul tabellone del Palafornai, che viene preservato dalla parata col piede di Niki Razzica, e poi lo accudisce tra le sue braccia questo pallone Claudia Semedo, e fa impazzire il Palafornai mentre attacca il mezzurona con Girlanda. Chiede a Dalla Valle di andare in fondo, mentre Faig scambia con Veronese, ritorna ancora dal centrale vicentino, poi sempre Girlanda, la finta per Faig che entra, ma con la spalla commette fallo. Barbosu non trova la compagna Ferrazzi, quel pallone che era stato nascosto dal rientro di Faig. Poi qui il mezzo corona sciupa il possibile. 2 palle perse, sempre in maniera, che ve lo dico a fa, ingenua da entrambe le squadre. Parziale allora che rimane invariato. Magassano che adesso attacca qui Barbosu, che sfugge il pallone, riesce a recuperare, poi Ferrazzi lo infila alle spalle di Niki Razzica. 11-8. Cassano riapre il match e non avevamo dubbi, avrà ben strigliato le sue ragazze Salvatore Onelli negli spogliatoi, anzi a dire il vero praticamente sul rettangolo di gioco della Palafornai. Adesso Faig, arriva Semedo come un treno, spreccia e realizza il 12-8. Riprende allora più 4 per il mezzo corona, ma Barbosu praticamente riesce a superare tutti, chiamavano i passi in realtà le ragazze del mezzo corona. C'è però da segnalare il 12-9, la rete di Bianca Barbosu. Veronese esce, Gisdinberti, poi ritorna, sta giocando da pivot, qui accusa un colpo al volto, poi si lamenta con Ferrazzi. Non sono però di questo avviso i direttori di gara. Si riprende allora con Semedo, Girlanda fermata, poi Dalla Valle il palo e Bertolino le negano la gioia del gol, ma soprattutto rimettono in carreggiata il Cassano. Occhio a Barbosu, ancora Barbosu, supera tutti, poi si affida a Cobianchi e fa bene, perché il capitano del Cassano Magnago realizza il 12-10. Pazzesco quello che sta accadendo qui al Palafornai. E allora Boef chiama il time out, perché giustamente il mezzo corona non è tornato in campo nel secondo tempo e sta avvenendo quello che è avvenuto in alcuni match, nella maggior parte dei match precedenti, ossia quel blackout di 5-10 minuti che poi fa perdere di vista l'obiettivo, che non consente al mezzogiorno di esprimersi ai propri livelli e soprattutto di mettere in atto il proprio gioco. Però c'è da dar merito anche al Cassano Magnago, che è sceso più determinato e cinico qui sulla Gerflor della Palafornai nel secondo tempo, perché ovviamente la vittoria è interesse di entrambe le squadre, anche se il mezzo corona ha maggiore interesse e quindi è la squadra che più deve tenere gli artigli su questi due punti. Ti ricordiamo che oggi la 20ª giornata prevede anche lo scontro tra Pontinia e Ferrara, Mestrino Salerno, poi Padova Casalgrande, oltre al già citato Prato Erice. Una lotta
playout intensissima che oltre a Prato, mezzo corona, qui pallonetto di Gislimberti viene fermata pallosamente, quindi tiro dai 7 metri, oltre a Prato mezzo corona con Mestrino e Teramo per i playout, vede anche Casalgrande e Ferrara cercare la salvezza diretta senza passare per la lotteria, mentre cambia il tiratore e Semedo realizza il 13-10 dai 7 metri. Lusitana che è andata a sostituire dai 7 metri la titolare Aurora Gislimberti, che ha fallito il tentativo precedente, mentre occhio alla Cassano. Macchi per Ferrazzi, arriva in velocità con Bianchi, poi Barbosu appoggia con un pallonetto morbido morbido alle spalle di Nigrazica, il 13-11, sempre meno 2. E qui mezzo corona che adesso avverte la tensione, Girlanda gira per Feig, Veroness, c'è sempre Gislimberti in una posizione di pivot, mentre Semedo si è spostato a terzino sinistro dalla valle, ancora un legno questa volta a parte alta della traversa per il numero 22 Rotaliano, e Cassano che zitto zitto 4-4 è lì alla ricerca del meno 1. Mancano 20 minuti e mezzo e siamo sicuri che sarà necessario l'intervento del cardiologo, perché quella che sembra una partita in discesa per il mezzo corona, il Cassano la sta praticamente ribaltando. Occhio ancora a Barbosi, che è la vera sfida nel fianco di questo mezzo corona, con i suoi cambi di direzione, con la sua velocità, con i suoi guizzi, sta mettendo tantissimo in difficoltà la difesa trentina. Poi Cobianchi, ancora Barboso che si alza però al tiro dai 9 metri. Barboso non è stata abbastanza cattiva, il pallone è finito al lato. Tira un respiro di sollievo il mezzo corona, una boccata d'ossigeno che sicuramente servirà per organizzare al meglio questo attacco che propone Girlanda con lo scambio per Gislimberti, ritorno da Feig, il pallone per Semedo, la finta, poi riesce a recuperare il pallone, si alza Girlanda, la palla che era stata deviata da Bertolino e poi finisce in rete, 14-11, Emma Girlanda. Barbosu qui non si fida, forse spaventata dalla conclusione precedente. Allora vada Ferrazzi che appoggia morbida in rete il 14-12, finta di Dalla Valle, poi incredibile Gislimberti su assist di Dalla Valle va al tiro, colpisce la traversa e occhio però fortunato qui il mezzo corona, perché Laita è andata a libero al tiro, aveva anche un buon angolo, però il pallone finisce al lato. Brividi e mezzo corona che si ricompone, mentre Veroness sembra aver qualcosa da dire al direttore di gara. Fai, sale dalla valle, si alza il braccio del passivo, primo passaggio, secondo, terzo, rimane praticamente uno. Feig si alza, va al tiro, Bertolino fallo, però non è più passivo, cade anche il passivo, quindi mezzo corona che recupera costruisce adesso la squadra di Sonia Giovannini. Semedo, Semedo va al tiro, il palo, ma occhio perché recupera Gislimberti, ha però afferrato il pallone praticamente all'interno dell'area, ha palleggiato proprio all'interno dell'area. Qui Laita sciupa ancora, grazie ancora una volta il numero 27 castanese, il mezzo corona si lamenta, Semedo, perché voleva qualcosa di più dalla precedente azione, perché presume ci fosse un fallo. Adesso indica la posizione a Gislimberti, che ormai è diventato a tutti gli effetti il pivot rotaliano, che si piazza tra Barbosu e Ferrazzi. Feig per Veroness,
si scambiano di posizione le due. Abbiamo visto anche nel primo tempo Veronese risalire, poi scambia con Girlanda, il taglio di Feig che ha cercato praticamente Gislimberti, poi Barbosu, meno uno, 14-13, giochi riaperti e mezzo Corona che ha perso praticamente la bussola. Cassano che con sagacia e con calma sta però ricucendo tutti gli spazi. Adesso manca solo una rete, il pareggio praticamente manca dal settimo minuto del primo tempo, quando le due squadre erano ferme sullo 0-0. Girlanda, qui un'altra palla persa da dalla Valle, 15-13 sulla tapin. Harry uscì, aveva perso il pallone in realtà cercando la compagna, parata di Niki Razzica. Stavamo dicendo, aveva perso il pallone su quel tentativo di passaggio, si becca adesso anche la ramanzina di Boev, ma poi è stata più lesta di tutte nell'andarsi a riprendere la sfera e insaccare le spalle di Bertolino. Poi Razzica ha disinnescato l'attacco amaranto e Mezzogrona adesso può tornare sul più 3 alla fine di questo attacco, che invece non ha un esito se non negativo. Occhio a Barbosu, a tu per tu con Razzica, ancora Niki Razzica, seconda parata consecutiva. Altro errore però del Mezzogrona in attacco, che non riesce proprio a trovare la concentrazione, le manca la determinazione del primo tempo. In effetti la sirena del trentesimo è stata un po' deleteria, perché il Mezzogrona aveva trovato il ritmo giusto, ritmo che adesso stenta a decollare. Feig per Dalla Valle, Semedo sfida Barbosu, va da Girlanda sotto le gambe di Bertolino, che è saltata ed è stata trafitta proprio da Girlanda. 16-13, è lunga, mancano 15 minuti, il più 3 non è nulla da nessuna delle due parti, non è un vantaggio rassicurante, non è soprattutto un gap insormontabile. E allora rimanete incollati qui sugli schermi di Eleven Sports per godervi questo Mezzogrona Cassano dai due volti, che praticamente ci farà soffrire fino alla fine, se queste sono praticamente le aspettative e soprattutto le indicazioni che ci sta dando un match che è giunto al 45esimo. Vede il Mezzogrona condurre 16-13. Si vedono anche i gol che erano mancati nel primo tempo. Sono 14 quelli realizzati in 15 minuti e 11 secondi. Erano stati 15 nei primi 30 minuti. Adesso Veronese probabilmente sta dialogando con l'arbitro per l'episodio precedente, si chiariscono, ha chiesto proprio spiegazioni l'ala destra rotaliana. Bianchi per Zanellini, ormai fissa nella posizione di ala destra, mentre si avvicendano Broggi e Ferrazzi con il rientro in campo della terzina toscana, nazionale anche lei under 20, classe 2002, Eva Broggi. Girlanda, Feig, poi Semedo, qui ottimo il pressing amaranto. 16-14 con Barbosu, è andato a buon fine il passaggio per Semedo. Cassano di certo non è rimasto a guardare, allora è partito in una micidiale ripartenza, un contropiede che questa volta a tu per tu ha visto prevalere Bianca Barbosu contro Niki Razzica. 16-14,
ricordiamo mezzo corona qualificato ai playout, mezzo corona che qui Shuba Fike, mezzona che dicevo viene da due vittorie consecutive, entrambe arrivate con tre gol di scarto, il 18 marzo in casa con la Ferrara 34-31, poi ha replicato sabato scorso a Casalgrande 28-25. Cassano che invece viene da un successo alla Palatacca contro proprio il Prato 27-25. Prato che il mezzo corona vuole superare in classifica, che se la gara finisse adesso sarebbe a solamente un punto di distanza. Le toscane, ricordiamo, ospiteranno oggi l'Erice, poi affronteranno Teramo e Bressanone, mentre qui arriva la rete, ancora meno uno, trema ancora il mezzo corona che invece affronterà poi Erice e in casa il Teramo, che di fatto è praticamente con le chance al lumicino per quanto riguarda la salvezza diretta, perché dista due lunghezze dal Mestrino penultimo, quindi ultima piazza disponibile per il playout di Irlanda per il 17-15. Co-Bianchi replica subito 17-16. Al telefono le due squadre, chiama una, risponde l'altra. 17-16. Girlanda, Pilati si è piazzata tra Barboso, anzi tra Broggi, anzi tra Cobianchi e Zanellini, mentre Gislimberti è uscita sulla linea, sulla battaglia di Terzini. Veronese centra però la clavicola di Bertolino, che esulta perché ancora una volta Nila Bertolino è riuscita a proteggere al top la propria porta. Rientra in campo Montoli, vedremo se Onelli la schiererà solo in attacco o anche in difesa. Certo, la posizione non aiuta in un cambio rapido, quindi si gioca questa carta Salvatore Onelli. Ricordiamo, su Montoli pendono pesantemente le due sospensioni. Qui Girlanda riesce a recuperare il pallone praticamente col quadricipite, poi Semedo aspetta che vengano in attacco tutte le proprie compagne per organizzare la manovra, un pallone che scotta, sola una rete a dividere le due squadre. Girlanda poi scivola, c'era stata però una spinta di Broggi, era evidente lo scivolone di Girlanda, certamente però toccata poi qui taglia all'interno dell'area Semedo, allora 7 metri qui, due scelte che fanno discutere, mentre va ancora Giulia Gozzi sui 7 metri e ancora una volta Giulia Gozzi è entrata solamente per battere il tiro dai 7 metri. Sigla il pareggio 17-17. Parità ritrovata praticamente dopo 43 minuti, erano addirittura 7 le reti di scarto, il gap che aveva praticamente scavato il mezzo corona. Adesso 0-0, una nuova partita inizia quando mancano 9 minuti e 20 secondi. Gislimberti fermata da Montoli e Barboso, pareggio probabilmente al momento il risultato più giusto per quello che si è visto sinora. E poi Gislimberti, ma ancora Bertolino, Barboso poi riesce a superare Semedo, no, la portoghese riesce a fermare il terzino Broggi, Bianca Barboso per Cobianchi,
isolata a Zanellini, mentre sale Montoli, poi Barboso si scambia con Broggi, ancora Broggi per Cobianchi che ha cercato Montoli, non va, chiede il passivo e la mezzo corona, non si alza però il braccio diretto, anzi si alza proprio adesso, occhio a Cobianchi che è entrata, ancora un fallo, chiede di rialzarsi velocemente il direttore di gara, adesso indica anche la posizione esatta dove battere i 9 metri, mancano due passaggi, Cobianchi fermata ancora, adesso deve andare al tiro il Cassano Magnago, allora chiama la difesa alta Gislimberti, Cobianchi, pallone deviato dalla difesa. Quante emozioni, mamma mia, chiamate il cardiologo. Qui volante, incredibile, non ci arriva Barboso, poi Gislimberti tutta sulla fermata da Broggi. Stanno perdendo un po' il controllo della gara i direttori Testa e Zancanella. Però lì se Barboso avesse realizzato sarebbe stata la rete, oltre che del vantaggio, una rete straordinaria. Ma attacca mezzo con Gislimberti, che si leva la soddisfazione della rete che non arrivava più. 18-17, occhio a Barboso, poi Broggi non ci arriva, si lamenta un po' con la compagna, poi qui Veronese troppo frettolosa, il pallone viene sciupato anche dal mezzo corona. Qui la gara è chiaro che la vincerà chi riuscirà a mantenere i nervi più saldi, perché la tensione è tangibile e palese, i nervi sono a fior di pelle. Poi chissà che non esca fuori un bel pareggio, che ripetiamo il risultato forse è più giusto qui. Poi Barboso, non riesce Zanellini a riprendere il pallone che va colpito il palo sulla conclusione della rumena, adesso il mezzo corona con tutta la calma di questo mondo va in attacco. Gislimberti, Veronese chiede di far girare il pallone, Girland, ancora un altro giro, poi sale Pilati, lo scambio proprio con il centrale vicentino, Gislimberti che va al tiro e colpisce Bertolino, il pallone però finisce a lato, allora rimessa per il mezzo corona che guadagna tempo e soprattutto una nuova opportunità per andare a segno. Cassano sempre sui 6 metri, Broggi sul segreto, non può nulla, la palla finisce in rete, 19-17, 5-15. Sembrano pochi, ma sono tanti minuti ancora da giocare, soprattutto con questo risultato pendente. Perde il pallone il Cassano, incredibile, Montoli qui non riesce a ricevere questo pallone, Cassano che peccato, e va subito risposto, e mezzo corona che stranamente sembra adesso molto più concentrato. Il Cassano dopo la remontata ha perso un po' il baricentro praticamente. Qui Gislimberti era tu per tu con Pilati, il passaggio però non è riuscito, poi Semedo da Barboso, Barboso segna una rete molto molto bella, soprattutto coefficiente di difficoltà altissimo. Qui dalla valle che incoraggia le proprie compagne, è praticamente il capitano, è il vice capitano, ma è il capitano in campo, visto che Eleonora Italiano, capitano della mezzona, non ha ancora effettuato il proprio ingresso in campo. Di Salvatore Onelli che chiede a Zanini di mantenere la posizione, c'è anche Ponti, qui si libera lo spazio, Gillanda non attacca, è stata però un po' spinta da Broggi che si lamenta, ma il fallo c'era. Poi Pilati per Semedo, si alza il braccio del passivo, ci sono ancora tre passaggi, Gislimberti per Girlanda, ne mancano due, deve andare per forza a tiro Gislimberti, il pallone è stato deviato, allora c'è corner,
Qui perde il pallone, però il mezzo corona era sotto passivo, poi occhio a Montoli da sola contro Razzica e mezzo corona che dal possibile più 3 viene recuperato dal Cassano Magnago a 3 e 18 dalla fine. Allora time out chiamato da Sonia Giovannini, mancano 198 secondi, può accadere di tutto, l'abbiamo visto in poco più di un minuto e mezzo, dal possibile 20-17 si è passati al 19-19 con Cassano che ha gettato alle ortiche due azioni consecutive, mentre dall'altra parte il mezzo corona non ha saputo pungere. Allora al termine di questi 60 secondi di confronto vedremo cosa avranno indicato i coach alle proprie giocatrici, cosa riusciranno a interpretare quest'ultime, cosa riusciranno a garantirci. Sicuramente ci sarà tanto spettacolo, soprattutto perché le squadre adesso proseguono punto a punto. Semedo è un pallone che scotta per il mezzo corona che sinora non è mai andato sotto nel punteggio, ma Cassano, ricordiamo, ha saputo aspettare e pian piano ricucire lo strappo. Semedo, qui Girlanda fermata da Zanellini, attacca ancora la mezzo corona, difesa ermetica del Cassano con Gisri Merdi, si sposta, fluttua su quei 6 metri, poi qui Semedo, che attenzione che recupera il Gisri Merdi. Non facciamo in tempo a terminare una frase che subito si propina una nuova emozione, accade di tutto di più, fase convulsa e confusa. Fluttuava Pilati su quei 6 metri, Semedo è andato al tiro, parata di Bertolino, poi cerca il contropiede del Cassano, ci arriva Gislimberti, Gislimberti che proprio adesso passa il pallone a Semedo, la finta di Semedo, passaggio per Veronese che va al tiro, rete! 20-19, esplode il Palafornaio e questo tiro schiacciato di Giada Veronese che ha oltrepassato la linea di fondo nella 2x3 difesa da Nila Bertolino. Ma attenzione perché Cassano in attacco, lo fa con Broggi, poi con Bianchi che va da Barbosu, Barbosu per Laida che non riesce ad appionare in tempo il pallone, Barbosu si alza, occhio a Cobianchi che entra, c'è fallo su di lei, Cassano rimane ancora in attacco, difende mezzo corona che alza le braccia mentre ancora Barbosu, 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 il tiro alla traversa e poi Verunes che sembra recitare una preghiera con quel pallone recuperato e stretto tra le sue mani, occhio però perché arriva Lisa Ponti, Pilati si dispera, Ponti era quasi riuscita a recuperare quel pallone, Pilati era girata di spalle e lo stava ricevendo, non si era accorta della giocatrice Amaranto alle sue spalle. Adesso sale dalla valle, Semedo si alza già il braccio del passivo, mancano 59 secondi, 20-19, deve andare al tiro, poi Gislimberti perde il pallone, lo recupera Barbosu, fallo! 2 minuti per Aurora Gislimberti, chiedeva i passi Verones. Adesso la situazione, 53 secondi al termine, rientra Faig, mezzo corona con una giocatrice in meno per la sospensione, la seconda ai danni di Aurora Gislimberti, gioco comunque ancora fermo perché Salvatore Onelli ha chiamato time out e soprattutto, cosa più importante, andiamo a vedere lo score del sul tabellone del Palafornai che voi potete vedere impresso nella grafica di Eleven Sports. 20-19 per mezzo corona che difende, mezzo corona che aveva avuto la possibilità di andare sulla più 2, mezzo corona che l'ha sciupata, ha perso il pallone, non solo, ha perso anche una giocatrice. Adesso Fonelli si riferisce a Broggi, le chiede maggiore agilità,
anche per ingannare la difesa del mezzo corona, che adesso ovviamente sarà, avrà le maglie un po' più larghe perché difende con una giocatrice in meno. 50 secondi. Io vi darei il numero del mio cardiologo che ci sta seguendo in diretta esclusiva qui su Eleven Sports, ma Barboso attacca con Bianchi, c'è lo spazio, Zanellini, Zanellini entra fuori! Pazzesco, pazzesco! Cosa si è divorata Zanellini, ma non c'è tempo perché c'è una difesa a donna del Cassano Maniaco per cercare di intercettare questo pallone. Semedo, vede Veronesi il palo! Pallone però che finisce al lato, allora lo rimette subito in gioco Laita. Laita, vada Barboso, mancano 14 secondi. Occhio, entra con Bianchi parato, di Razzica che esulta, mancano 7 secondi. Il Cassano è disperato, il mezzo corona deve mettere il possesso. Semedo, 2 secondi, mezzo corona in camera, la terza vittoria consecutiva. Sale a quota 11 punti, aspetta l'esito che verrà questa sera intorno alle 22.30 dalla Toscana in seguito a Prato Erice, che intasca 2 punti il mezzo corona, esulta al centro del campo. Cosa è accaduto oggi a Palafornai è praticamente incredibile, con il mezzo corona che era andato sul 9-2, poi è stato, ha chiuso il primo tempo sul 10-5, è stato recuperato a più riprese dal Cassano Maniaco, perché un più 7 non bastava. Abbiamo le coronarie praticamente occluse da questa partita. Ha avuto il pallone per pareggiare il Cassano Maniaco alla fine, ma lo ha sciupato per ben due volte con Zanellini. E poi alla fine, incredibile, ancora una volta Nicky Razzica recupera il Cassano, ma non basta, è mezzo corona ad esultare e rimane allora al sesto posto con 22 punti il Cassano Maniaco, che nella prossima giornata ospiterà il Padova e poi sarà ospite all'ultima, il 29 aprile, della Pontina. Quindi torna in provincia di Latina, nella sua provincia di Latina, a una decina di chilometri dalla sua gaeta, Salvatore Onelli, all'ultima giornata. Mentre mezzo corona si appresta il 22 aprile alla trasferta di Erice e adesso va per la consueta foto di rito nell'area difesa arcignamente in questi 30 secondi, 30 minuti. È una partita che ci ha lasciato veramente senza fiato, che è stata da due volti. Ricordiamo, il pareggio forse sarebbe stato il risultato più giusto, perché il Cassano ha sofferto, non è riuscito a esprimersi nel primo tempo, il mezzo corona si è praticamente smarrito nel secondo, ma ha avuto più cuore e ed è riuscito a condurre in porto la terza vittoria consecutiva. Noi vi ringraziamo per averci seguito qui in diretta su Eleven Sports e vi aspettiamo di nuovo al Palafornai il 29 aprile per un'altra bella sfida contro il Teramo, che probabilmente sarà pesantissima perché potrebbe garantire il sorpasso della mezzo corona sul Prato, potrebbe garantire i playout al Teramo e quindi evitare la retrocessione diretta. Quel che sarà, sarà. Noi vi aspettiamo tra 15 giorni qui su Eleven Sports. Arrivederci. Sara.